aprile l'accenno brevissimo. Ma parlo pure di letto. Beh, non so, penso di sì. Al trattato di Ucciari fatto fra lo Stato italiano e lo Stato abissino, 2 maggio 1882. Furono redatti 2 trattati, cioè lo stesso trattato di due lingue diverse, in italiano e nella lingua indigena, che contemplavano 2 cose completamente diverse. Quello in italiano serviva per far credere agli italiani che lo Stato avesse vinto la guerra contro l'Abissinia, e quello degli abissini per far credere agli abissini che avessero vinto la guerra contro gli italiani. Perché ho detto questo? Perché, in effetti, quello che è successo, perché dobbiamo smetterla una volta per tutte con l'importanza della comunicazione, ma la comunicazione non intesa in senso di senso di comunicazione tramite internet, comunicazione vis-à-vis, cioè è la cosa principale che noi dobbiamo avere con i cittadini, vale a dire l'incontro. A ottobre, novembre si vota, d'accordo, discutiamo dei programmi, li mettiamo in atto, però con i cittadini dobbiamo andare incontro. Io sul web, mi pare, se non vado errato, su Basilicata 5 Stelle, ho fatto una proposta, vale a dire ogni sabato e ogni domenica tutti quelli che siamo qui adesso e quelli che sono andati via, di incontrarci paese per paese, far sentire la nostra presenza e di illustrare quelle che sono le nostre proposte, altrimenti la gente continuerà a dire: ecco, siete stati, potevate voltare come un calzino il Parlamento, vigliati che non siete altro, avete rinunciato a tutti, così non è, che lo sappiamo. Poi per quanto riguarda, è vero, abbiamo ancora ucciso probabilmente, ancora una cosa importantissima: qualche giorno fa, nel 1490, ci fu un uomo, Lorenzo il Magnifico, Lorenzo De Medici, il quale poi confessasse, ma non da un prete qualsiasi, ma addirittura dal Savonarola, il quale lo assolse da tutti i peccati tranne per uno: l'essersi possessato del potere senza essere stato delegato, senza, o meglio, senza essere stato investito dal popolo. Cioè, con questo cosa intendo dire? Intendo dire che le deleghe devono andarsi a far cottere. Qui non si delega e non si deve delegare nessuno. Per cui la partecipazione a tutte queste cose qua, ai voti, servono e non servono. Ripeto, la partecipazione fisica è quello che serve. Altrimenti non andiamo da nessuna parte. Assisteremo a guerre fra, lo devo dire con molta chiarezza, fra un gruppo di Rocca Cannuccia e quello di Casamicciola. Quelli di Rocca Cannuccia che vorranno guidare quelli di Casamicciola e tenerli sotto, cioè dominarli. Questo non è giusto. Siamo uno vale uno. Mai frase più bella di questa. E uno vale uno. 3 minuti. Per quanto riguarda l'aspetto economico. Allora, io sono un economista, cioè sono un presidente di economia, è complicato, ma è questo il problema. Allora, la regione Basilicata è la regione più ricca d'Europa, più ricca della Sala della Roma, dove è stata costituita la CECA, cioè il primo passo verso l'Unione, la Comunità Europea prima e l'Unione Europea dopo. Allora, noi dobbiamo costituire un gruppo, io sono a disposizione, la Regione Basilicata, gestendo solamente le Royalties come l'ultimo paese del mondo che è la Nigeria, al 35%, è inutile che vengono a dire i nostri corrotti uomini regionali a dire che le royalties sono di competenza del governo centrale. È anche vero, ma con le nostre si ottiene tutto, si ottiene anche quello della gestione delle royalties e delle ricchezze in proprio. Ogni regione, cioè ogni famiglia lucana, con l'utilizzo delle royalties al 35% come la Nigeria
che lo Stato mondiale che ha il più basso tasso, la più bassa aliquota delle royalties, avrebbe diritto, anzi percepirebbe un reddito, e non sono niente, dai 19 ai 22.000 euro senza lavorare. Un minuto. Sfruttando solamente quelle che sono. Pertanto, io dico una cosa, costituiamo, io sono a disposizione, c'è una mia email, tutto quello che vogliamo, costituiamo un gruppo di lavoro che sia, che funga da cuneo, che funga da testa d'ariete, comunque lo si voglia definire, affinché si possa veramente far sì che la Lucania e le sue ricchezze siano dei locali e non siano delle compagnie petrolifere. Inquina le nostre acque, ammala i nostri polmoni, sta degradando la
la mia terra. E io intanto però posso stare nella famiglia a bere piatto perché mi avevo 20.000 euro di conto corrente. Io non prendo la mia terra. Questo è quello che io voglio fare. Dunque, se fa senza fare campo di alimenti, non è la regione più ricca d'Europa perché galleggia sul petrolio, ma può essere la regione più ricca perché ha un territorio contaminato. Questa è la differenza. Bravo. Se possiamo costruire qualcosa per la nostra terra e dedicarci del tempo. Quattro piccoli punti che credo ognuno di voi deve cominciare a fare. Questo è un'ottica che ci vedrà combattere con dei mostri. Se non siamo bravi a fare questo, possiamo discutere anche all'infinito, possiamo continuare a vedere i problemi. Condivido i dici che dobbiamo essere. Io dico di più, noi, in quello che giustamente si sa che ora hanno fatto come esempio di Luciano, dobbiamo capire una cosa. Noi qui non stiamo decidendo, ok? Qui stiamo fissando dei criteri per cambiare 5 mesi. Allora, io propongo questo. I gruppi di lavoro che in questo momento saremo a elencato e che porteremo all'interno delle decisioni che ci portate nel nostro Basilicato 5 Stelle. Dovranno vedere le diverse. Quindi non ci sono tutti. Luglio. Abbiamo 3 mesi, vogliamo scusare per la settembre. Dove possono arrivare delle proposte concrete di lavoro e una prima votazione, una prima scrematura di voto che ci permetta di tirare una prima parte programmata. Propongo di rincontrarci a metà settembre, dopodiché in questo tema il futuro elettorale che già deve cominciare, che ho già identificato probabilmente il potere di candidatura, non credo che Grillo e il Movimento ce lo diranno all'ultimo secondo, ce lo diranno con un anno anticipo, cioè nel momento in cui il 24 luglio il prefetto di Potenza e della Basilicata deciderà di sciogliere le riserve su questa vicenda. Ok? Questo è il discorso, questo è un fatto. Il resto, ragazzi, sta a zero, cioè sono tanti sulla quale dobbiamo veramente capire e fare un'analisi di coscienza con noi stessi. Il momento è per tutti, l'abbiamo sempre detto. Però è il momento di entrare poi in azione. Voi dovete sapere che ci sono dei ragazzi da Potenza, da Matera, sulla quale c'è estrema fiducia. Qualcuno di esso forse non è ancora certificato, ma ci sta mettendo anche fuori, sta in contatto continuo con la gente. Non dimentichiamo un altro fatto, si parlava di contatto con la gente. Ragazzi, il nostro strumento di base per stare in mezzo sono i banchetti. Andiamo in mezzo alla gente con proposte concrete, andiamo a raccogliere la loro voce. Ricordiamoci che il programma è aperto. Noi non dobbiamo fare una cosa alla singola maniera dei partiti. Proviamo ad aprire un programma, discutiamolo con i cittadini, mettiamoci dall'altra parte, il cittadino sa che fare, non che fa la proposta, e noi la raccogliamo. Non ce lo dimentichiamo, abbiamo fatto una campagna elettorale di 2000 rifugiati grazie a questa possibilità, quando accoglievamo i cittadini e dicevamo siete qui che devi fare cosa fare. Noi possiamo dare delle linee guida, perché la filosofia del movimento è questa, è la rappresentativa al 100%, 160 gradi. Uno vale uno, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, però cominciamo a dire noi stessi. Non mi ricordo il tono. Chi vuole può venire qui e lasciare il suo indirizzo e
è tutto, la logica vediamo che sta meglio 5 minuti fa. Gruppo urbanistica, occupazione e lavoro, gruppo sociosanitario, gruppo politiche sociali, gruppo turismo beni culturali, gruppo connettività, gruppo agricoltura alimentare, gruppo amministrativo bilancio, gruppo scuola, istruzione e formazione, gruppo energia, gruppo trasporti, gruppo ambiente, gruppo attività produttive, se non l'ho detto prima, e poi questo gruppo di organizzazione della campagna elettorale. E noi mai è una proposta, quindi è giusto per avvantaggiare persone che non possono venire su forum nei prossimi giorni, di lasciare anche il modo di poter comunque contattare. È una proposta che va comunque votata sulle dossier, vanno votati anche i gruppi, per esempio, che ho citato adesso io, magari possono essere alcune voci e si deve discutere comunque sul forum. Poi ci sarà la proposta da tanti che diciamo è nella stessa parla comunque di gruppi di lavoro, quindi le proposte dovrebbero andare su un'infinita. Le parliamo sul forum, Antonio. Ma non possiamo, allora il discorso non possiamo fare ambito Consiglio comunale,
una conferenza stampa per tutti. E vi posso garantire che questo impianto, che dà addirittura il consenso a far diventare l'amministratore presidente dell'Associazione degli Industriali di Basilicata, smaltisce 1 milione di metri cubi di fanghi industriali l'anno, 450 tonnellate l'ora, più quelli collegati attraverso la rete. Non vedo di mettere qua, c'è stata una manifestazione a Pisticci, c'erano le mamme dei passeggini, perché non riescono a respirare. Quindi io vi dico, chiedo a tutti quanti voi la massima solidarietà nei confronti di questo lavoratore, che non si deve sentire solo. Io gli ho detto a questo lavoratore, io sono testimone del processo, ti faccio da testimone e porto le analisi. E mi auguro che tutti quanti noi possiamo in qualche modo, secondo tutte le modalità di questo mondo, mostrare la solidarietà a questo lavoratore che ha avuto il coraggio di denunciare queste cose pubblicamente. Sì, ma questa è una proposta che io faccio, e la proposta è che chi volontariamente ritiene di dover esprimere la propria solidarietà, guardate che non è solo la solidarietà a quel lavoratore, è la solidarietà alla nostra terra. 1 milione di metri cubi di fango industriale, avete idea di che cosa significa? Lo sapete che 45 mucche sono state abbattute perché erano piene sempre di veleno? Lo sapete che è partita un'analisi degli istituti di sanità perché devono controllare la diossina e i metalli pesanti che sono contenuti negli animali di cortile della zona di Pisticci in Ferrandina, della Valdasenco? Quindi quella solidarietà non rappresenta solo la solidarietà a quel lavoratore, ma la battaglia che noi conduciamo per ripristinare l'ambiente, la qualità della vita nella nostra terra di Basilicata. E io mi auguro che venga accolta da questa sfida, veramente una proposta che per tutti quanti noi, uno vale uno, che ha sostegno di questo lavoratore. Un'ultima cosa che diceva prima Sorella Cassolo, sui 46 milioni di euro che stanno arrivando al Consorzio per lo sviluppo industriale di Potenza e di Matera per la bonifica dei siti di interesse nazionale da bonificare di Tito e della Valpasento. Fino ad oggi, e ve lo dico perché li ho vissuti da vicino, dal sequestro al controllo delle carte successive, si sono mangiati tutto. Sono della categoria i peggiori. Il Consorzio di Sviluppo Industriale è un globo di ladri. E allora la prima cosa che noi dobbiamo fare è quella proposta: sottrarre questi 46 milioni di euro dalla gestione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale. E vi do anche la prima ragione. Loro sanno fare industria, non sanno fare bonifica, e quindi è anche immorale consegnare i soldi a queste persone che non sanno nemmeno da dove iniziare per bonificare quei luoghi. E solo che qua sono 2 e 45 luoghi più inquinati di tutta Italia, Tito e Valpasento. Grazie. Insieme ai ragazzi di Matera e sono arrivati altri di campo.
bisogno di una mano, perché come dice Di Bello, come ha detto Peppe Di Bello, i problemi di affrontare corporazioni che non hanno pietà, che pensano solo al profitto, dalla Total, quello di ammazzato Gheddafi, figurate che si fa problemi per noi, e tanti altri che stanno colonizzando la gran parte, per esempio, del Sud America, e trattano la Basilicata come una colonia, né più né meno, perché noi siamo in questo momento una colonia della Total e dell'Eni, come lo avevamo nel nucleare dagli anni 50. Allora, questo è importante, e bisogna fare un lavoro che parta, come dice sempre Peppe, dai comuni, dalle regioni. Adesso siamo stati fortunati, per così dire, abbiamo Milena e Pinto che egregiamente ci stanno rappresentando con la loro località insita dentro ognuno di noi, con la loro purezza, stanno rappresentando i nostri problemi a Roma, e di questo hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno delle informazioni che noi reperiamo dal territorio nostro lucano e che dobbiamo dare a loro sulle problematiche di corruzione, di disonestà, di sfruttamento economico che c'è in Basilicata, non solo nelle corporazioni, nelle aziende pubbliche, nelle aziende di trasporto, nell'acquedotto lucano, tante altre aziende che ci stanno qua, ci stanno vicino, ci toccano, la corruzione ci tocca, la respiriamo. La problematica della corruzione in Italia non è la corruzione, è la mentalità mafiosa che ci sta. E noi tutti dobbiamo farci una notevole, un notevole esame di coscienza. Noi dobbiamo dare informazione, perché l'informazione è l'unica cosa che combatte la corruzione. È importante. Allora, per tornare alla pratica della nostra azione sul territorio, è questa. Noi faremo dei corsi di comunicazione apolitica. Apolitica perché per noi la politica in questo momento è essenzialmente corruzione. Noi vogliamo stare lontani dalla politica, come voi volete stare lontani dalla politica. Noi, il Movimento 5 Stelle, il movimento che è stato creato per combattere la corruzione attraverso la rete, cioè attraverso l'informazione, che è l'unico antidoto alla corruzione. Allora noi dobbiamo fare informazione dai comuni. Per questo stiamo per partire con dei corsi di comunicazione politica durante 2 giorni, sono dei moduli di 3 ore al giorno. I ragazzi di Venosa ci hanno dato la lezione, i ragazzi di Pigliano ci hanno dato la lezione, i ragazzi di Potenza ci hanno dato la lezione, con Potenza 5 Stelle. Io sono qui per dirvi l'email alla quale, ovviamente, chi di voi volesse capire di come fare un'azione sul suo comune e poi comunicarla subito dopo all'opinione pubblica, quindi ai giornali, attraverso i giornali, usarli, perché per cui parla chiaro, non partecipiamo ai talk show. I talk show sono 2 galletti, 4 galletti, 5 galletti che attraverso un moderatore pagato dal manipolatore di turno, che sia Silvio, che sia quello, che sia Marco, che sia un altro, si pizzicano e fanno teatro, fanno gli attori, basta. Noi parteciperemo alle interviste che vengono one to one con il giornalista, è lì che il Movimento 5 Stelle si costruisce. Questo Peppe lo dice chiaramente. E allora i giornali sono vuoti. L'informazione del giornale non la può più fare perché è manipolata. Per cui da ogni meetup di ciascun comune, qualsiasi meetup avrà bisogno di un piccolo corso di comunicazione a politica, può naturalmente chiamare o la redazione, può mandare un'email su redazione@basilicata5stelle.it oppure su potenza5stelle@gmail.com. Quindi noi saremo lì rapidamente, ovviamente, a scambiare due chiacchiere con voi, a darvi gli indirizzi meglio giusti per inviare le vostre comunicazioni. Ovviamente questo deve essere una cosa che parte dal lavoro di gruppo, cioè la metodologia dovrebbe essere questa: gruppo di lavoro comunale, io sto parlando delle comunali perché andare a parlare poi di elezioni regionali potrebbe essere, se non abbiamo una buona rete comunale, ancora forse precoce. Quindi gruppo di lavoro, lavoro, soluzione, comunicazione all'opinione pubblica attraverso i giornali. Quindi potenza5stelle@gmail.com, siamo a vostra disposizione, oppure redazione@basilicata5stelle.it. Grazie. Segnato come 8, poi c'è Massimo segnato come 9, Benedetto come
legge 8 per 11, questa è la scheda anche se è l'ordine. Buonasera a tutti, io non sono emozionato, sono arrabbiato. Mi chiamo Enzo Marchese, faccio parte degli attivisti di Potenza. Mi lavoravo qualcosa di diverso, però volevo occupare questo spazio per quanto riguarda le proposte. Che le cose non vadano bene in Italia o in Basilicata lo sappiamo tutti, altrimenti il Movimento 5 Stelle in qualsiasi altro paese civile e democratico non c'è la scopo di esistere. Quindi il Movimento 5 Stelle è per questa esposizione è il problema di questo. Volevo fare delle proposte, volevo occupare questo spazio perché per questa mattina abbiamo sentito sempre le stesse cose. Il DITAP, questo va bene, questo va male, dobbiamo votare, ok, va bene. Adesso dovremo fare un passettino avanti, la gente non ha bisogno di, non credo che ha bisogno di sentirsi più, sentire il politico ha fatto questo, vuole sentire da noi perché deve votare il Movimento 5 Stelle. Perché non siamo l'alternativa? Perché abbiamo delle proposte. A fronte di tutti i problemi che abbiamo delle proposte. E noi